La nostra volontà è quella proprio di generare uno spazio accogliente delle tante forze che sono operative all'interno delle realtà provinciali che noi rappresentiamo, io, Marco Alessandrini, Gian Guido D'Alberto e Antonio Luciani, e lo vogliamo fare per non disperdere quel patrimonio e per metterlo, ci auguriamo, a servizio di una proposta alternativa. Sicuramente alternativa al governo regionale, ma la prospettiva è a divenire. E rispetto alla conquista di quella possibilità c'è l'esigenza di incominciare a tessere una rete all'interno dei territori, e questo non si può che fare guardando anche alle prossime competizioni. Su questo noi siamo fermamente convinti, siamo convinti della bontà della nostra iniziativa. A breve faremo un'assemblea costituente dove ci apriremo e insieme ad altri decideremo anche strumenti, azioni, percorsi e indirizzi politici. Quindi la volontà di oggi è una volontà che mi riempie di gioia, perché è fatta insieme a persone che hanno un profilo particolare, che è poi il profilo della normalità, che sia di esperienza amministrativa ma anche di contenuti professionali. Diciamo, questa sarà la rete di protezione, e a valle ci sarà una grande campagna di ascolto e mi auguro di coinvolgimento per crescere sempre di più e generare quel giusto complemento affinché si possa essere forti e pronti nelle varie competizioni elettorali, perché poi alla fine la politica si sintetizza nell'acquisizione del consenso, ma un consenso nobile e dedito al buon governo. Dobbiamo andare a carpire tutte quelle energie che non si individuano e non si ritrovano in una definizione di parte. Non è che noi dobbiamo andare a rubare ad altri che già hanno la convinzione di star dentro un partito, e insieme noi a quei partiti, chiaramente i partiti che sono alternativi al governo attuale, noi dobbiamo lavorare, ma dobbiamo creare il giusto complemento per essere sempre più forti e dare uno spazio di idee, di proposte, di impegno a chi casomai non ha questa esigenza di vedersi identificato in un partito, ma di riconoscersi in un'area che è un'area che in fin dei conti si sa bene da dove proviene, perché proviene da un fermo riconoscimento a una proposta europeista e quindi calata appieno nell'attuale governo del paese, e che chiaramente si misurerà per portare avanti questa idea, questi principi, e per poter avere anche alla base del ragionamento una consapevolezza di che cosa si intenda per buon governo e buona azione amministrativa.